Sperimentare la didattica laboratoriale. E questo l'obiettivo principale che persegue ormai da tempo l'Istituto Comprensivo 2000 anni di Bari, presieduto dalla dottoressa Luisa Verdosh, una scuola lab che unisce con entusiasmo e partecipazione attiva dei suoi studenti la didattica a varie discipline, generando diversi laboratori e gruppi di lavoro, come quello di arte e manualità, di strumenti e musica, l'eco band e i laboratori sportivi. Esempi come freestyle e acrobalanca, che hanno visto protagonista il maestro di acrobatica Erivan Sosa dos Santos e il maestro di circo Luca Provenzano, tutte attività che hanno come comune denominatore quello di generare entusiasmo in momenti di aggregazione per gli studenti, valorizzandone anche il talento attraverso un ampio ventaglio di offerte formative e vincendo vari concorsi dedicati ai ragazzi delle scuole medie a ritmo di musica e freestyle. L'Istituto Don Milani, con i suoi docenti e ragazzi, è diventato anche un punto di riferimento per scuole medie straniere, esportando quindi il metodo della didattica formativa. È il caso del Giappone, il quale, attraverso i suoi docenti giunti appositamente in Italia, ha osservato con particolare attenzione le attività e i laboratori della Don Milani, cercando di coglierne gli aspetti più interessanti. Inoltre, l'Università degli Studi di Bari, rappresentata dalla dottoressa Antonella Montone, ha approfondito l'aspetto sperimentale della laboratorietà didattica. Dottoressa Montone, allora, l'università che entra nella scuola, come mai? Come mai? Perché abbiamo un progetto di ricerca in unione con l'Università del Giappone e qui abbiamo un professore ricercatore giapponese che viene ad interrogarci su quelle che sono le tecniche di motivazione dei nostri studenti a seguire le attività scolastiche, perché loro in Giappone hanno avvertono alcune difficoltà nel motivare allo studio, nel motivare ad andare a scuola. L'università ha ospitato una delegazione giapponese che ha osservato con interesse e curiosità la fase laboratoriale dell'istituto. La campanella è suonata e allora com'è andato l'esperimento? È trovato molto eccellente. Perché? Perché comunque bambini italiani sono stati motivati tramite attività molto pratica, sì, sport, musica e arte anche. Quindi attraverso queste cose i bambini sicuramente acquistano una cosa in più, per questo è trovato molto eccellente. Cosa prenderà dall'Italia per poi esportare in Giappone? Già. Allora, le scuole giapponesi purtroppo non è tanto un luogo divertente, per questo da qua forse noi possiamo studiare motivazione per bambini con cui può venire con gioia a scuola a studiare anche loro istruzione.
Grazie.